Fa freddo, sta per piovere, però ehi, siamo nel mare del nord, il mare di Edimburgo. Portobello, votato quartiere più amichevole, è stato definito come uno dei posti dove vivere in Scozia, però c'era pure Aberdeen. Mentre registro questo video, turisti non ce ne sono perché è maggio, però qui come a Leith mi è capitato di essere fermata dai locali per dire: dove stai andando? Hai bisogno d'aiuto? Ti sei persa? Perché ci vedono che parliamo italiano, che abbiamo il cellulare con le mappe, eccetera, quindi sono assolutamente molto gentili. Spero lo saranno anche con voi, ma non ne dubito in realtà. Welcome to Portobello, Edinburgh Seaside. Ora però la domanda è: ma che cosa vedere a Portobello? Qui siamo nella High Street di Portobello e ci sono negozietti, barbieri, posti dove mangiare, un po' di tutto. E ovviamente anche i pub. Se salite in centro considerate che si arriva qui a Portobello con il numero 26, che è un bus. La Town Hall alle mie spalle oggi è la stazione della polizia, in passato era appunto la Town Hall. È una costruzione di Robert Patterson, eretta nel 1878, è stata in uso come Town Hall fino al 1896, sostituendo un'altra che era stata reputata non adeguata e che ora è la chiesa battista che potete trovare sulla High Street. Di fronte a noi invece l'attuale Portobello Town Hall e costruzione del 1906 è la chiesa di Giovanni St. John. È una chiesa cattolica e come tante chiese di qui ha il suo cortile molto carino che solitamente è accessibile ma oggi è chiusa. Stiamo cercando un posto dove mangiare, però domenica è tutto chiuso, quindi vediamo cosa troviamo di buono. Per fortuna c'è TripAdvisor. Abbiamo trovato questo localino che si chiama Butternut Squash e direi che lo proviamo. All'interno il locale è molto tranquillo, i tavoli dentro ma anche quelli fuori che sono diversi. Direi che dipenda dal freddo che fa e oggi non ce l'abbiamo fatta a stare fuori, però altre persone ce l'hanno fatta. Per gli amanti del pesce ci sono tanti tipi diversi di pesce, l'haddock soprattutto, il salmone eccetera, ma noi come al solito ci mangiamo la zuppa, immagino. Abbiamo ordinato zuppa di lenticchie con panino tipico, bruschette, ovvero bruschette, pomodoro un po' pallido, vabbè, e questo per mio marito, uova in camicia sopra bruschettina di mushroom, di funghi. Tutte le zuppe di solito sono buone qui in Scozia, è il mio piatto preferito quando vado al pub. E devo ammettere, non il mio pasto preferito, poiché mi hanno servito la zuppa di lenticchie con il maiale e io non mangio animali, quindi non il mio pasto preferito, però a mio marito è piaciuto e se voi mangiate tutto potreste trovarmi bene. Un posto che invece consiglio è The Beach House, una bakery. In questo panificio potete provare i dolcetti tipici britannici e i panini scozzesi, quindi vi consiglierei di farci un salto. Come tipologia di dolci sono molto più secchi dei nostri, di come siamo abituati noi, però se volete provarli secondo me questo è uno dei posti giusti. Questa è la torta di carote, muffin, ce n'è per tutti i gusti. Poi se vi piace il cioccolato, c'è quella al cioccolato. Se però un caffè che volete, questo è il posto giusto. Il locale dentro è carinissimo, hanno dolcetti di tutti i tipi, ma soprattutto siamo venuti qui per il caffè. Ecco i nostri flat white. Avete mai ordinato un flat white all'estero? È molto popolare, c'è poco latte per il loro standard e caffè. Sono un po' schizzinosa per quanto riguarda il caffè, perché non mi piace in genere il caffè e quello italiano è l'unico che apprezzo, ma questo è veramente buono, la tostatura è ottima, è un caffè caldo, aromatico, mi piace veramente tanto. Se volete un souvenir carino da riportare, qui c'hanno il loro tè, il loro caffè. Soprattutto comprando questo caffè supporterete le famiglie locali che potranno così mandare i loro bambini a scuola. Il pacchettino viene fatto qui in Scozia, e viene importato il chicco e poi viene passato in questo macchinario per produrre poi il caffè localmente. E penso che questo video sarà uno degli ultimi in cui comparirà la George Cinema, adesso un bingo che verrà trasformato in qualcos'altro. Era un esempio di Art Deco, faranno altre cose con lui. Ed è una costruzione del 1930. Come è stato per Leith, anche qui ci sono stili diversi per quanto riguarda le abitazioni. Fate un giro, date un'occhiata, fotografate. E tra una casetta colorata e l'altra magari farete anche qualche incontro particolare, tipo Wonder Woman. E visto che farà freddo, ma comunque siamo al mare, c'hanno pure le hot tubs, c'hanno pure le vasche idromassaggio calde di pottery. Perché queste fornaci? Queste fornaci sono le uniche due che troverete ancora qui in Scozia, create nel XX secolo da un'azienda che si occupava di pottery, quindi di ceramiche, perché appunto erano utili al loro lavoro. L'azienda che costruì i battle kilns, che sono qui di fronte a noi, si chiamava Beacham's Pottery e sono rimaste qui intatte malgrado un paio di interventi conservativi e il fatto che insomma il tempo sia passato inesorabilmente anche per loro. Perché qui a Portobello? Perché Portobello a partire dal XVIII secolo vide tante compagnie che si occupavano di produrre materiali di vario genere. Esiste infatti una pietra, per esempio, fatta con la sabbia delle nostre spiagge che si chiama Portobello Brick. Qui siamo sulla Portobello Promenade, che è questa lunga striscia di asfalto accanto alla spiaggia che potete visitare. Ho letto su TripAdvisor
TripAdvisor diverse persone italiane in realtà che si lamentavano del fatto che ci fossero pochi posti dove mangiare e bere qui. Qualcosina c'è comunque. Non è una spiaggia attrezzata come le conosciamo noi, però è una spiaggia dove comunque la gente vive. E se volete un gelato c'è Oscar's. Oscar vende gelato perfetto, ma anche fish and chips, quindi se volete mangiare pesce potete anche venire qui. Ci affacciamo di fronte ai Fifth of Forth e come potete immaginare per fare il bagno qui dovete essere parecchio coraggiosi, indossare magari la muta, io non ce la posso fare, poi oggi fa veramente freddo. Se avete il pranzo al sacco qualche tavolo lo troverete attrezzato, ma soprattutto ragazzi c'è la spiaggia. Altri gelati, crepes, c'è un po' di tutto, biscottoni. Di fronte alla spiaggia avete anche un parco giochi, piccolino però insomma c'è. E in generale ci sono parti più affollate della promenade e parti meno affollate. Questa per esempio non c'è nessuno. E se mangiate pesce, secondo me il lungomare fa veramente al caso vostro. Fish and chips come se piovesse. Devo ammettere che sabbia e scarpe da ginnastica non è proprio la migliore combinazione, però ragazzi il mare lo dobbiamo vedere. La chiamano la spiaggia dorata. Preparatevi a vedere cani immergersi nell'acqua gelata. Più di un cane. E gabbiani ovunque. Direi che per le vongole è una strage. C'è anche una vongola viva sembra ancora. Ok, direi che di non spiluccate da gabbiani ce ne sono ancora parecchie. Quindi adesso le buttiamo in acqua. E qualcuno dirà perché non ci fa una bella spaghettata? Ragazzi io non li mangio. Li salvo e basta. Il rilascio delle vongolette ce la faranno? Saranno vive? Saranno morte? Non lo so, ci si prova. Poi non ho capito cosa sia questo, se lo sapete nei commenti. E non sappiamo neanche cosa siano questi. Non lo sappiamo, quindi commento anche se sapete cosa sono questi. In estate, che è quando vedrete questo video, ovviamente questa spiaggia sarà tutta piena nei giorni belli, nei giorni di caldo. Oggi sto registrando a maggio, ma una giornata piuttosto fredda, quindi siamo venuti qui soltanto per due passi. Niente sole. Noi abbiamo preso un dolcetto dalla The Beach House Bakery, ma qui ci sta anche il pub con il ristorante per mangiare. Le guide TripAdvisor è consigliato. Alla Beach House, nel ristorante, potete vedere stampe d'epoca, il mare di fuori, che foto di Portobello, con i bagnanti anche. E ovviamente mangiare e bere una cosetta. La mia prima pinta di fronte al mare, il mare sta là, fidatevi c'è. E vabbè anche una seconda birra. Per noi questo è il primo weekend post lockdown a maggio, quindi la nostra birretta. Due birrette. Se poi siete sportivi e vi piace il kayak, questo è il posto giusto. Organizzano una serie di attività che potete prenotare con dovuto anticipo. Sarà veramente il quartiere più carino dove vivere a livello di vicinato. Con noi sono stati veramente molto gentili fino adesso. Portobello era uno dei passi di mare preferiti per la gente di Edimburgo nella middle class nel 1700 e offriva tante cose belle, tra cui le sue terme al chiuso. Perché i bagni al chiuso? Perché le piscine al chiuso? Perché fa freddo, ragazzi. E sebbene Portobello fosse importante come la località di turismo, nel 1950 ha iniziato il turismo a venire meno e si basa per lo più adesso sulla comunità locale, però le cose stanno migliorando adesso. Cosa si può fare qui a Portobello? Comunque ci sono appunto ancora i bagni e le piscine al coperto. Al coperto perché il mare del nord è freddo, ovviamente. Nel 1901 venne costruita la Victorian Swimming Pool, quindi la piscina al coperto, dove trovate anche l'ultimo rimasto dei bagni turchi di Edimburgo. Purtroppo al momento il Portobello Swim Center non è al suo top perché ci sono le impalcature, però davanti potete prendervi una cioccolata calda e potrebbe starci. Se volete fare un bagno, questi sono gli orari d'apertura, di solito sono aperti fino alle 21. E nella zona dei bagni turchi avrete anche queste casette assolutamente chiccose, perfette per l'Instagram, tutte colorate con porticina e tetto abbinato. E di fronte a noi i bagni turchi, che fanno, come detto, parte dei bagni vittoriani. A differenza di Lit, della quale vi ho già parlato, venire a Portobello quando avete pochi giorni io lo sconsiglierei, però la meta ideale invece se avete qualche giorno, se c'è il sole, se volete bagnare almeno i piedi nel mare del nord, quello sì. Ma in ogni caso sul blog trovate la guida su cosa fare a Edimburgo, cosa vedere a Lit e cosa vedere a Portobello. E sì, a Portobello troverete anche i bagni pubblici gratuiti. Ancora pochi passi per Portobello per imbattersi nell'attrazione successiva. È un quartiere piuttosto piccolo, quindi in mezza giornata avrete visto tutto e anche mangiato. Queste tre colonne, le Coldstone Columns, prendono il nome dall'inventrice Eleanor Code, nome che spero di aver pronunciato bene perché non ho idea della traduzione italiana per questo tipo di materiale, so solo che è un materiale che inventò lei, artificiale, una pietra particolare, molto solida. E un'altra cosa che so è che queste colonne non sono state erette qui, qui ci sono state portate, non è chiaro come, nel 1800. Sono molto belle da vedere. La pietra si sente essere artificiale, infatti non è né fredda né calda, insomma, è quasi una plasticona. Camminando per Portobello ci siamo imbattuti
minuti in più di un parco. Se visitarli o meno dipenderà veramente dal tempo a vostra disposizione. Però ci sono, ecco. Come in primavera ci saranno gli alberi in fiore. Nel mio caso nel parco ci sono entrata per farvi vedere questa fontana dedicata ad un dottore, Hugh Dewart, e che è stata eretta qui dai suoi pazienti quando il dottore poi è venuto a mancare. Questa storia è un po' controversa perché in realtà sembra che lui abbia ucciso con una cattiva pratica una donna di appena 25 anni, Jane Anderson, e che sia finito per questo sotto inchiesta. Un'inchiesta che poi non si è mai conclusa perché è morto prima, sembra di avvelenamento, sembra si sia suicidato. Se devo basarmi sulle mie ricerche non è veramente chiara la questione, quello che so è che alcuni dei suoi pazienti e amici hanno voluto dedicargli questa statua. Andiamo a vedere la prossima tappa di Portobello. Oppure potreste inciampare nella chiesa episcopale St. Mark, Santo Marco. C'è uno scoiattolino davanti a noi, lo vedete? Scoiattolini in avvicinamento, anzi in allontanamento. E questa è la chiesa di San Marco. Attorno a noi il cimitero, con lapidi lasciate qua e là. Lapidi anche piuttosto recenti, visto che qualcuno è del 1950 e oltre. In generale i cimiteri qui in UK sono un po' così. E dopo tutto, chi non vorrebbe avere l'eterno riposo dove gli scoiattoli pascolano? Io sì, grazie. C'è anche l'albero della preghiera. Possa la pace prevalere sulla terra. May peace prevail on earth. Non è qui, Cristo risorto! Vedi che qua de notte io ci avrei paura. E tra le cose belle in questa chiesa c'è la police box, uno di quei piccoli luoghi di condivisione che troverete lungo la città anche di Edimburgo. Mettete dentro il libro, ne prendete uno e siamo tutti più felici. Chiusa in questo design pazzesco, soprattutto credo per gli amanti del Dottor Who. Peraltro, se siete interessati all'arte, non perdetevi i piccoli negozietti che vendono appunto arte, quadri e quant'altro, piccoli oggetti che potete anche riportare dal vostro viaggio come souvenir. Ulteriore tappa della nostra gita a Portobello, The Portlight Box. Sembra una cabina del telefono, in realtà la gente del posto ha raccolto fondi crowdfunding per renderla una piccola mostra d'arte. Così mostra d'arte che al momento è chiusa. Sta pure iniziando a piovere. Quindi vabbè, un buco nell'acqua. Però magari quando verrete voi sarà aperta. Promesso? No, non prometto niente. Soltanto camminando comunque potete imbattervi in altre piccole chicche di Portobello, delle quali non parleremo. Qui siamo a Belfield. Difficilmente la troverete sulle guide, ma soprattutto come al solito c'è un cimitero. Se ti piacciono i cimiteri britannici, che passione è numero uno, ma numero due, ci sono altri due video che puoi vedere per vedere quelli del cielo, che sono molto belli, e ti consiglio di non perdere in quel caso il video su Calton Hill. E siamo alla fine di questo video da Edimburgo, da Portobello. È successo un miracolo e non ha piovuto, almeno quello. L'altro miracolo è che sono riuscita a togliermi la giacca. Dai, maggio in Scozia, dai! Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video appunto, e dappertutto nell'internet, ciao!